Passiamo dal vicolo. È tutto ok, solo la testa. Anche per sogno. 7? Che cazzo? Non lo so, 20. 25. Scusa, dove sono? Te lo giuro. Dai, 25 al barattolo di Becker. L'audio proviene da quel lato. E come hai 24 barattoli di bacon? Erano in un vecchio armadietto militare nelle forze. Io e Ruben l'abbiamo trovato. E la roba è ancora buona. Quando ne farai ancora? Ah, eccolo! Secondo te? Ne voglio un po'. Settimana scorsa ti ha salvato dai filippini. Ci penserò su. Avrei voluto lasciarti crepare. Te ne farò un po' se smetti di parlarne. Sarà meglio che sia buono come dici. È bacon. Certo che è buono. C'è bacon. Quindi qua si parla di cose su cose. Che bello usare l'arco. È bellissimo l'arco. È stupendo, cazzo. Oh oh, so che questo si è accorto che gli ho ammazzato l'amico. Va bene. Oh merda. Mi è andata di lusso qua. Che l'ho aspettato all'angolo e gli ho fatto la ninjata proprio. La freccia la posso recuperare, eh? No, mi sa che questo la freccia se l'è mangiata proprio. Oh merda. Se sento il rumore. Vedi dov'è? Sarebbe figo poter entrare là dentro, prenderlo e scorazzare in giro. Credo che però io qua non ci debba stare. Perché se mi vedono sono fottuto. Quindi controlliamo se c'è qualcosa da prendere qui e leviamo le tende. Esatto, devo girare il camion. Ed è esattamente la cosa che stavo facendo, quindi andarmene di qua. Convinto che in realtà quel camion poteva anche non vederlo. Non lo so, questa impressione. Cioè, il fatto che mi abbia visto in realtà, secondo me, era una cosa che si poteva evitare.
forse mi sbaglio. Che comunque mi ha visto a prescindere, quindi non credo che... Allora, carichiamoci. Non si sa mai. Anche se in realtà... infatti mi segue a prescindere, quindi... Penso che sia una cosa scriptata questa. Un po' di difficoltà. Che finisce la raffica. Ho paura che abbia sfondato il cancello, sbaglio. Ci sono altri tizi? No, non mi pare. Qua è tutto bloccato. Di salire non si può salire, ok, quindi devo uscire da là fuori. Il rumore di qualcuno. C'è nessuno? Pare di no. Vabbè. Perché ho come l'impressione che adesso il camion... Che mi legge nel pensiero. Che cazzo? Figlio di... Joel! Joel, fermati! Guarda! Lascialo stare. Calma, piccolo. Stiamo calmi. Tutto ok. Non sono i cattivi. Giù la pistola. Oh, sono altri due. Amico, picchi forte. Stavo cercando di ucciderti. Già, anch'io credevo che fossi uno di loro. Poi ho visto te. Non l'avessi notato, non girano con i ragazzini. Sopravvive il più forte. Oh, perdi sangue. Ah, non è niente. Mi chiamo Henry.
E lui è Sam. Se ho capito bene, tu sei Joel. Ellie. In quanti siete? Sono tutti morti. Ehi, non lo sappiamo. Eravamo un bel po'. Qualcuno ha avuto la brillante idea di andare in città a cercare provviste. Gli stronzi ci hanno teso un'imboscata. E ci hanno dispersi. Stiamo cercando di uscire da questa merda. Possiamo darci una mano? Ellie. Roba tipo l'unione fa la forza. Ha ragione. Potremmo darci una mano. Questi vanno una brutta fine, mi sa. C'è un nascondiglio non lontano da qui. Meglio continuare a parlare lì. Ok, facci strada. Seguitemi. Scusa per la storia dell'arma. Non preoccuparti, anch'io avrei fatto lo stesso, probabilmente. Da dove vieni? Da Hartford. Davvero? Ho sentito che laggiù le cose non vanno. Sì, ce ne siamo andati perché l'esercito ha abbandonato l'area. Bello sto plot twist. Ti vuol dire che non siamo soli all'interno della stessa zona dove ci sono sti tizi. Molotov potenziate, ok. Questa è una cosa buona, positiva. Mi piace. Tutto al massimo, tutto al massimo, va bene. Come vuole lei. Facciamo attenzione, siamo vicini a uno dei loro posti di guardia. Cazzo. Mi posso dare un pugno? No, vero. Sono tu e tuo figlio. Non è mio padre, siamo più, come dire. Ho promesso che mi sarei preso cura di lei. Beh, una bella cosa. Vabbè, dai, fondamentalmente è come se fosse tua figlia. Perché lui comunque... quel legame, diciamo, che c'è, almeno a mio avviso. Coltello completo necessario, cazzo. Che culo che lo posso fare. Ecco fatto. Qui ci sono sempre cose buone. Sono tipo delle stanze bonus queste. Ellie, ho trovato un altro di quei fumetti. Visto. Che cosa? Fever Dream? Ma... aspetta, ma la copertina mi ricorda tremendamente Twilight. Anzi no, com'è che era Eclipse? Qual era il capitolo? Cioè, mi ricordo terribilmente Eclipse, o sbaglio? On the ne... Between Sleep and Death. Her darkest thought are about to awaken. Director's Cut. Oddio. La versione Wish di Eclipse. What the fuck? Ok, qui abbiamo preso altre cose che penso mi restituiscano il coltello che ho sprecato, giusto? Che comunque... pillole. Esatto, qui abbiamo lame, cose. Esatto. Il coltello almeno me l'hanno restituito. Giustamente, oserei dire. Buona. Possiamo andare. Vedi, questo ti... giustamente è un classico, no? Dice, sprechi una risorsa, cioè sprechi un qualcosa di estremamente utile come coltelli, perché i coltelli tra clicker e uccisioni furtive sono utilissimi. Però poi giustamente ti ricompensano con tanta altra roba. Che puoi sfruttare ovviamente in tante cose. Classico. Aspettate, baratto. Fate silenzio. Via dalle finestre. Andate. Merda, quel cazzo di camion ci tallona da quando siamo arrivati in questo. Sam, che cosa fai? Niente. Lascialo lì. Il mio zaino è praticamente vuoto. La regola sulle cose da prendere. Non pesa niente. La regola. Qual è? Prendiamo solo il necessario. Esatto. Mischino. Giustamente un ragazzino che può volere, no? I giochini, il giocato. Ci siamo quasi. Manca poco.
E giustamente non lo può prendere perché la situazione non glielo permette. Oh Gesù. Oddio. Ma c'è qualcuno. Cosa hai trovato? È lì. Coprici le spalle. Certo. Dove sono gli altri? Volevano fare un altro giro. Controlliamo se sono altri. Va bene. Da un'occhiata laggiù. Io controllo questa zona. Io guardo qui attorno. Vai e guarda là sotto. Allora, vediamo dove stanno andando. Cerchiamo di... di fare le cose... Oh, merda. Bravo, vattene, così questo lo possiamo killare easy. No, 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 non venire qua. Merda, merda, merda. Ok, bravissimo. Qua non sprechiamo coltelli, che questo è ottimo. Sprechiamo coltelli che sono fondamentali, coltelli. Ok, qui ce n'è un altro. Mi sa che il prossimo potenziamento che devo fare è aumentare il raggio di ascolto. Il raggio di ascolto è troppo utile in questo gioco. È veramente troppo utile. Sì, ma questo fa un giro troppo, troppo corto. Cioè, fa solo avanti e indietro così. Ma questi sono i Molotov, che cazzo. Che cazzo è una classe individuale? Che è sotto. Va bene, facciamo un metodo... metodo Indiana Jones. Bene così. Madonna mia. Ce l'abbiamo fatta. Bellissima la freccia. No, ma si è spezzata. No, ma l'arco con la freccia è bellissimo, lo sai. Troppo bello. Peccato che lo sto scoprendo soltanto adesso. L'avrei utilizzato molto più spesso. Va bene, non c'è nient'altro, giusto? Ok. Scusa, ma dov'è che dobbiamo andare? Ha detto il camion. Scusa, quale camion? Questo? Sì. Dove sono? Merda. Quanti sono? Due? Sì, ma qua così ci vedono, cazzo. Ma non si girano? Oh oh, non mi piace sta cosa. Ehi, l'hai visto? Laggiù! Ehi, chi c'è là? Cazzo. Oh. Bel lavoro. Madonna mia. Bellissimo. L'arco e freccia è stupendo. Stupendo proprio. Poi mirare col joystick viene difficilissimo. Però almeno qua,
finché è così. Da questa parte. Ed è sicuro? Sono così vicini. Io sono l'unico ad averla. E dove l'hai presa? Non mi piace sta cosa. Oh, piastrina. Bene. Non mi piace sto fatto che lui abbia la chiave nonostante ci siano tutti i nemici. Vuoi vedere che questi sono tipo due che servono ad adescare persone così a caso? Perché non... Cioè, mi sta avvenendo sta cosa. Hai 14 anni, eh? Vorrei sbagliarmi. Certo. Davvero? Che ormai mi aspetto di tutto da questi tizi. Cioè, da come hanno ammazzato praticamente a sangue freddo quella povera cristiana. Solo per vedere se aveva del cibo o comunque aveva la prova. Ecco. Abbiamo tenuto un processo pubblico dopo che un gruppo di adolescenti del nostro gruppo hanno ucciso quella famiglia che si era addentrata nella nostra città. Mi assicuro che sarebbero stati puniti per aver infranto il codice, ma il capo ha detto che avevano procurato rifornimenti al gruppo. Non credevo alle mie orecchie. E non è finita lì. Ha ordinato a tutti noi di dare la caccia a turno e eventuali altri sopravvissuti nell'area e riportare le loro eventuali scorte all'accampamento. C'è stato un lungo silenzio. Avevamo iniziato ad andarcene quando due membri del gruppo si sono messi a urlare. Hanno protestato contro la nuova regola, dicendo che non aveva il diritto di imporcela, che non era questo ciò per cui avevamo combattuto. Non ho avuto il coraggio di alzare un dito, mentre le uniche persone che avevano mostrato un briciolo di etica sono state uccise di fronte a noi. Settimana prossima è il mio turno di andare a caccia. Ok, qui non c'è nient'altro. Non lo so, io ho sto forte sospetto che in realtà sti due siano tipo i classici adescatori. Che ci stanno facendo credere una cosa e poi ci fanno manz. Vediamo se abbiamo qua. No. Ah, ecco, vedi, solo 20 sono. Ah, ok, ottimo allora. Subito lo faccio. Questo mi interessa molto. Va bene. Eccoci. Avanti. Vediamo sta bella sorpresa. Io sono già pronto con arco e freccia. Te la sparo in testa, ti faccio. Benvenuti nel mio ufficio. Da quanto tempo siete chiusi qui? Esatto. Qualche giorno. Abbiamo un po' di cibo, però. Vieni. Le caramelle al parco ai bambini. Mirtilli. Ne abbiamo trovati un sacco. Ne vuoi un po'? No. Ehi, amico, rilassati. Siamo al sicuro qui. Non siete scappati, perché? Aspettavamo il momento giusto. E? Vieni. Dai un'occhiata qui. O forse mi sto sbagliando, sto pensando troppo male, in realtà questi sono buoni veramente. Guarda quei figli di puttana. Cazzo. Tutti i giorni si radunano lì sotto e sorvegliano quel dannato ponte. Ma di notte rimangono in pochi di guardia. Dobbiamo provarci dopo il tramonto. Una volta andati, proviamo a passare. Può funzionare. No, funzionerà. Funzionerà di certo. Aspetta, aspetta, ne un altro. Guarda, wow. Sono bravo. Aspetta. Oh. Ferita da mirtillo, eh. Era da tanto tempo che Sam non rideva così. Lei non sembra molto preoccupata. Dove stavate andando? Ho sentito che le luci hanno la base verso ovest. Ci uniremo loro. Già. È divertente? È solo che ultimamente sembra che tutti facciano affidamento sulle luci. Già, magari c'è un motivo. Quindi non sai dove siano e lo stai trascinando per tutto il paese per trovarle. Sai che ti dico? Io mi preoccupo di mio fratello e tu della ragazzina. Tranquilla.
Anche noi stiamo cercando le luci. Noi siamo qui. C'è una stazione radio militare abbandonata, subito fuori città. I sopravvissuti del nostro gruppo si incontreranno qui domani. Tu e lei potete venire con noi. Partiamo stanotte. Allora faremo meglio a riposare. Mi è piaciuto quel sorriso finale. Dice che è ora di andare. No, vabbè, ma forse sto pensando male io, dai. Ci muoveremo in fretta, ok? Quindi tu resti attaccato a me come colla. Come colla? Come colla. Capito. Bene, bene. Ok, pronti? Sì. Ok. Bene, stiamo vicini, ok? Ci hai già provato? Sì. Rassicurante. Rilassati, vecchio. Spero che tu conosca la strada. Vedi sta cosa, però lui già ci ha provato, ma... come, perché se ci ha provato non è crepato male? Di qui. Cioè, quei tizi che ti vengono... cioè, che praticamente ti sparano a vista. E lui dice che ci ha provato, come ha fatto a sopravvivere? Cioè, non può sopravvivere. Oh, madonna, io odio quando ti mettono questi dubbi in testa. Ok, cerchiamo di farli fuori senza fare troppo rumore. Ehi. Hanno gli infrarossi, mi hanno visto. Come va? Cerco di restare al caldo. Come va là fuori? Anche perché scendono tutti e due dallo stesso lato, quindi o mi nascondo. Segno dei turisti. Cioè, o mi nascondo dall'altro lato. Che siano ancora in città. O. Sì, o non lo so. Ancora qui attorno. Cioè, non lo so. Ora me la studio sta cosa. Ok. Vado a fare un altro perché giro. Se mi nascondo lì, loro scendono tutti e due a destra e mi beccano. Sì, perché per forza di cose tu. Mi beccano. Quindi se io mi nascondo a sinistra. Vediamo che succede se mi nascondo a sinistra. Magari a sinistra ho più possibilità di divincolarmi. Perché lì effettivamente mi sono bloccato lì nella... mi sono bloccato lì nel cespuglietto, ma non mi potevo muovere, quindi... ci sta che effettivamente avvicinandosi mi può guardare, mi vede. Che però neanche così a colpo sicuro, cioè scendi e vai dritto dritto lì. Un po' ridicola sta cosa. Vabbè. Ehi, hey, hai sentito? Un clicker. Sì, lo sento, ma non vedo niente. C'è un tizio sul riflettore. Lo vedo. Grazie. Anch'io vedo il tizio sul riflettore. Sono 200. Peccato. Hai visto che roba? Non male. Ok, ora continuano a girare. Va bene, quindi appena torno dall'altro lato. Aspetta. Io... eccolo, laggiù! Perfetto. Peccato che non posso andarlo a prendere, se no l'avrei preso tutto in una volta. Ecco, vedi, se però mi metto qua dietro, c'è sto fuoco qua, quindi il fuoco mi dà problema, quindi o spengo e mi rimetto qua dietro, dietro il muro, e magari aspetto che si dividano e quindi li riesco a prendere in maniera diversa. Ma che è l'unica cosa. Cioè, non avrei modo, se no. Io devo spegnere il generatore e mettermi dietro i blocchi di cemento. Perché se mi metto là dietro mi vedono.
Invece io spegnendo qua. Vai e guarda là sotto. Qua prendo anche il mattone. Ecco, vedi? Uno scende qua. Ah, eccoli, vedi? Arrivano tutti dopo. Ma tu? Ecco perché erano 200. Perché scendono tutti dopo. Giustamente. Dove sei? Oh! Vabbè. Trova qualcosa per nasconderti. Vabbè, però sto colpo sono nascosto. Figlio di... figlio di... Qua mi sa che io devo andare con i mezzi pesanti, perché mi sa che qua la cosa non mi piace. Bravo, piglia a fuoco tu. Poi, che altro c'è? Minchia, questo che sta avvenendo qua? Madonna, come l'ho preso malissimo, poverino. Alle spalle. Il peggiore dei vigliacchi. Aspetta che lì c'è uno, vediamo se riesco a fargli un bel headshot. Mancato malissimo. Via col joystick a sparare. Ok. Bene, ce l'abbiamo fatta. Ok, curiamoci. Tanto i medipack ne possiamo craftare. Possiamo fare schifo. Anzi, così con la scusa. Comunque, sì, si poteva gestire meglio la cosa, no? Sono assolutamente d'accordo, però. Cioè, oddio. È stato un po' strana la cosa, perché in realtà la prima volta sono scesi tipo 27 persone e non me l'aspettavo. Poi le altre... Oddio. Sì, potevo fare decisamente meglio. Harry, dammi una mano. Ok. Pronto. E comunque non mi fido ancora di sto cazzo. Sta arrivando il cavolo. Aspetta, aspetta. Oh no. Che cazzo? Minchia. Davanti, andiamo. Tieni gli occhi aperti, non è ancora finita. Allora, non so se effettivamente mi convenga tenere l'arco adesso. Ok, controlla. E qua forse è meglio il fucile. Minchia, lo ammazzano a questo. Guarda come gli sparano e lo fanno cadere giù. Che lo beccano. A posto, Sam, andiamo. Su, ragazzo, vai. Ci sei? Guarda come lo beccano. Merda. Forza, forza. L'hanno bloccato. Boss, ora devo affrontare io il camion. Ok, tiriamolo su. Mi dispiace. Andiamo. Cosa? No. Che stronzate. Ehi, ora. Ma affanculo, Harry. Merda. Restiamo insieme. Entra, coglione.